Se mai aveste preso un aereo, sapete benissimo che le regole da rispettare in volo sono molto severe. Visto il prezzo di un biglietto per un volo di linea, è giusto che ognuno di noi stia al proprio posto, si comporti bene e non rechi fastidio agli altri passeggeri. In caso contrario, potreste obbligare il comandante ad effettuare un atterraggio anticipato di emergenza. E una volta a terra, sarete in guai seri. Oltre a non venire rimborsati, verrete puniti severamente e penalmente, e se siete in un paese straniero, non è sicuramente una bella cosa. In questo video, le storie più assurde che sono realmente capitate in voli commerciali. Nel 2016, un uomo era su un volo di linea tra Algeri e Parigi. All'improvviso, pur sapendo delle severe regole imposte ai passeggeri, decise di accendersi una sigaretta, convinto di essere privilegiato. All'immediato richiamo della hostess di volo, l'uomo chiese allora se al posto della sigaretta gli poteva essere servito dell'alcol, ma gli assistenti di volo gli dissero che nemmeno quello era permesso, ed ecco che l'uomo si infuriò. Era talmente arrabbiato che ad un certo punto si stacca la cintura, si alza, abbassa la cerniera dei pantaloni ed inizia a fare i pipì su uno dei passeggeri che aveva di fianco. Fatto questo, la povera vittima si alzò anche lui di sua volta e sganciò un pugno contro il folle passeggero, che a sua volta reagì e in breve si trasformò in una rissa a bordo. Gli altri passeggeri iniziarono a tirare fuori i telefoni per filmare la esilarante scena. Allo stesso tempo, gli assistenti di volo iniziarono a far calmare gli uomini, ma ci fu poco da fare. Il comandante di volo fu costretto ad effettuare un atterraggio d'emergenza a Lione, dove a terra, ad attenderlo, erano già presenti agenti armati pronti ad arrestarlo. Avete mai sentito parlare del film Shake on a Plane? Praticamente è un thriller d'azione ambientato ad alta quota, dove in cabina, all'interno in dei contenitori con apertura a tempo, sono stati inseriti tantissimi serpenti velenosi, allo scopo di essere aperti e scatenare terrore in volo. Sembra una trama di fantasia, che mai e poi mai può accadere nella realtà. Eppure, quello che è successo su un volo messicano nel 2016 ha smontato questa tesi. Durante il volo, infatti, i passeggeri ad un certo punto hanno visto penzolare un grosso serpente dal vano bagagli sopra i sedili. La reazione fu un misto tra spavento e stupore, tant'è che alcuni passeggeri hanno iniziato a tirare fuori il cellulare e a filmare il tutto. Ad un certo punto il rettile è caduto però a terra e immediatamente si è disperso tra i sedili. Immediatamente è stato avvisato il comandante, che ha provveduto ad effettuare un atterraggio d'emergenza all'aeroporto più vicino. Per fortuna nessuno dei passeggeri presenti è stato morso. Sono stati poi vani i tentativi di scoprire come sia stato possibile che un serpente di quelle dimensioni si sia potuto imbarcare senza che nessuno se ne potesse accorgere. Un ragazzo di 20 anni, nel marzo del 2018, si trovava da solo in un volo della Malaysia Airlines, quando ad un certo punto ha tirato fuori il suo computer portatile per guardare un film. Tutto normale, eccetto che il video in questione in realtà era un film a luci rosse. Il problema peggiore fu poi che ad un certo punto il ragazzo iniziò a togliersi i vestiti di dosso, ma fu tempestivamente fermato da un assistente di volo che era stata avvisata. Ma non è finita qui. Dopo che il ragazzo sembrava essersi calmato, all'improvviso si alzò ed andò ad abbracciare la hostess, che, al suo accenno di rifiuto, fece arrabbiare il ragazzo a tal punto che iniziò ad alzarle le mani. Gli è andata male che nell'altra stanza, oltre agli assistenti di volo, erano presenti anche degli agenti di sicurezza, che lo hanno trattenuto con la forza fino all'arrivo in aeroporto, dove fu denunciato con delle accuse molto pesanti e poi arrestato. Concludiamo in bellezza con una storia che si è conclusa con un ennesimo atterraggio di emergenza. Qualche anno fa, infatti, un volo partito dalle Canarie e diretto ad Amsterdam ha dovuto fermarsi momentaneamente a metà rotta in Portogallo perché un passeggero puzzava troppo. Può sembrare uno scherzo, ma non è così. A quanto pare, il passeggero in questione era così maleodorante da provocare conati di vomito agli altri passeggeri, mettendo quindi a rischio la salute altrui. Inizialmente si era pensato di metterlo in quarantena in uno dei bagni, ma alla fine il comandante ha deciso per la soluzione più drastica, atterrare un attimo e farlo scendere velocemente. Da quanto riportato dai testimoni, sembrava che quest'uomo non si lavasse da mesi e mesi.